una delle sfide che abbiamo oggi nei pazienti con insufficienza cardiaca è che vanno spesso incontro a degli episodi di scompenso che richiedono una modifica della terapia e un nuovo accesso in pronto soccorso. Con questo dispositivo invece, senza batteria, in maniera del tutto non invasiva, noi siamo in grado di valutare in ogni istante le pressioni del cuore, in maniera tale da ottimizzare la terapia ed evitare nuovi accessi in pronto soccorso e ricoveri per scompenso cardiaco. Questo microchip viene installato all'interno del cuore attraverso la puntura di una vena dell'inguine. Si sale su con un catetere fino al cuore e si posiziona a livello del setto interatriale, che è una delle pareti all'interno del cuore. È una procedura generalmente molto veloce e nelle condizioni più favorevoli è una procedura che può durare un quarto d'ora, 20 minuti. L'accesso è venoso, quindi anche la probabilità di complicanze è molto bassa. Allora, queste sono immagini che otteniamo in sala di angiografia che ci dimostrano il corretto posizionamento del device fra i due atri. Il posizionamento viene controllato anche con l'ecocardiografia con ricostruzione tridimensionale che ci fa vedere appunto che l'impianto è stato corretto, il paziente sta bene e già da subito si ottengono i valori pressori all'interno del cuore del nostro paziente che ci permetterà quindi di ottimizzare la terapia medica e di personalizzarla per ogni paziente affetto da insufficienza cardiaca. Quello che il paziente avrà a casa sarà questa cintura, si mette sull'altezza del cuore e lui preme quel pulsante, entra in contatto con il dispositivo all'interno del cuore e invia i dati al medico che può visionarli dal suo computer, dal suo cellulare e poi entrare in contatto con il paziente per modificare la sua terapia.